Ok, Danila, si chiama Daniela. Vengo da Daniela, Centrato un è un po'. diminutivo di Daniela. E allora Daniela è Daniela il profeta oppure Daniele con voi, il missionario? Quando festeggi? Ma in realtà non festeggio, diciamo quando Quando è il tuo santo onomastico? non lo so, dovrebbe essere a luglio, ma non sono mai interessata. Allora è poco. Io ho una figlia che si chiama Daniele, però ti giuro. Quando Allora non se festeggia a luglio, dicono, ah, non se festeggia a luglio, il 21 luglio, lei festeggia il profeta maggiore Daniele. Il profeta Daniele, quindi viene dal profeta Daniele, quindi uno dei quattro profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele e che significa Daniele? El Dio. Daniele significa il mio giudice E Dani è Dio, il mio giudice è Dio. E volevo partire dando i complimenti a Daniela, a Danila. Per queste cose, nel fine di testo che già il professore Ferraro ha notato, due lauree, tutte e due, 110-110, lode, pubblicazione, è meritevole senz'altro. E poi la distanza a breve di tempo, lei penso si sia diplomata verso 11-12 a Sorrento, e poi già nel 14 la prima laurea, nel 14-15 la seconda laurea, nel 15-16-17. Evidentemente alcuni esami precedenti sono stati valutati, per cui ha potuto fare anche questo sforzo della seconda laurea. E il professore Ferraro, che è un accademico puntaniano, ha presentato molto bene la professoressa, la dottoressa. E volevo partire da questa immagine di copertina e di quarta di copertina. Questa immagine di copertina e di quarta di copertina porta, se notate, qui a fianco, porta lo stemma di Gerusalemme. Come viene fuori e che significa lo stemma di Gerusalemme, che poi è stato incorporato dagli angioini di Napoli. Allora noi partiamo da quella croce. Vedete, quella lì è una croce cosiddetta potenziata. Che significa? Che non è la croce greca a bracci uguali, non è la croce latina a bracci disuguali, non è il tau francescano che tiene la parte recisa di sopra, ma è una croce costituita da quattro tau incrociati. Se vedete, sono quattro tau che sono incrociati. Il tau Tau è il pigreco, eh? è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Essendo l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, rappresenta il compimento che la parola di Dio ha avuto sugli uomini. E questo sta scritto nel libro di Ezechiele, grande profeta Ezechiele, al capitolo 9, 9,4. Poi viene ripreso dall'Apocalisse, viene ripreso dalla lettera agli Efesini. L'origine potrebbe essere Fenicia. I Fenici avevano una stella a 8 punte. Sapete che i Fenici erano un grande popolo navigatore, provenienti dal Libano, hanno colonizzato Cartagine, ed è stato 8 punte perché si pensa i punti cardinali nord, sud, est, ovest e gli intercardinali Grecale, Sciroccoli, Bircio Maestro erano 8 punti. Anche lì ci troviamo con 8 situazioni. Lucio, se vai un attimo avanti, io ti scuso se ti dico, No, no. ecco qua. Questa è la parte centrale di quello che è la croce, lo stemma di Gerusalemme portato sulla copertina qui del testo. Vedete, sono 8 situazioni, quattro braccia della croce centrale,
quattro crocette imposte negli interstizi dei vari bracci della croce centrale, la croce potenziale. Allora, qualcuno ha letto in questo stemma di Gerusalemme, quindi che gli angioini hanno preso, ha letto le cinque piaghe di Gesù, il costato, la croce potenziata e le quattro crocette, le mani e i piedi, anche se qualche artista medievale ha messo un solo chiodo sui due piedi. Una riflessione alla luce del Nuovo Testamento, perché il Vecchio Testamento prepara il Nuovo Testamento. Alla luce del Nuovo Testamento, noi troviamo che le otto parti di quella croce potrebbero essere, e sono state interpretate come le otto beatitudini di San Matteo, Matteo capitolo 5. E poi le quattro beatitudini, i quattro guai, che dice Luca al capitolo 6. Matteo dice, partendo da un punto qualsiasi della croce, Matteo dice, beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, beati i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace e i perseguitati per causa della giustizia. Quindi vedete come si presenta la croce di Gerusalemme, che è stata incorporata dagli angioini, perché gli angioini avevano il titolo di re di Gerusalemme, l'avevano ereditato prima che cadesse San Giovanni d'Acre. Oppure, se la vogliamo leggere secondo il Vangelo di Luca, dobbiamo leggere, Luca dice: beati i poveri. Matteo dice, beati i poveri di spirito, in spirito. Luca dice, beati i poveri. Beati quelli che hanno fame, beati quelli che piangono, beati quelli che vi odieranno, beati quando vi odieranno. Poi dice, guai, guai a chi? Gli altri guai che sarebbero le quattro crocette. Guai ai ricchi, ai sazi, a quelli che ridono e a quello che oggi diranno un gran bene di voi. Guai. Allora, questa è la lettura che è stata fatta dagli angioini, e l'hanno messo questo stemma di Gerusalemme su questa moneta. Si chiama la moneta del saluto, e nel risvolto di copertina, giustamente, la dottoressa ha messo il perché. E questo è, vogliamo andare un attimo avanti. Adesso qui faccio vedere. Vai avanti. Ancora. Faccio vedere gli stemmi dei re di Napoli. La dottoressa riporta sei re e cinque regine. Negli stemmi di questi re c'è sempre, questa qui è la moneta. Vedete? La prima, scendi un Scendi un po' po' così così. nella cima, vedete la croce, il simbolo dello stemma di Gerusalemme, e a fianco i gigli, questo è il simbolo degli angioini. Se vai sul retro, che viene riportata nella quarta di copertina, stringi un po', anzi, si vede bene, sì. Ecco, vedete, c'è l'arcangelo Gabriele che saluta Maria, ave piena di grazia, e mostra alla Madonna un vaso con tre gigli, E questa moneta fu fatta da Carlo II, lo zoppo, chiamato lo zoppo, che era molto, molto, molto religioso. E se vediamo un po' le bandiere dei re di Napoli, che sono in tre dinastie, di Anjou, Durazzo e Valois. Vedi, questa, vedete la croce, la stemma di Gerusalemme. Poi passa tutti e tre luci, scusami. Ecco, quest'altro. La croce al centro e a destra. Questi sono i Durazzo.
poi vengono evaluati qua. Vedete, c'è sempre il simbolo di Gerusalemme, cioè la grande religiosità degli angioini. Vuoi perché erano vassalli, ha detto Lucio, ha detto Salvatore del papato, vuoi perché loro proprio stessi avevano in sé tutto questo sentimento religioso che estendevano anche ai sudditi ed invitavano a essere buoni e generosi. Scusami, volevo ricordare, abbiamo riprodotto sulla prima e quarta copertina il saluto. Questa moneta, devo ricordarla, è stata fornita da un pianese, Doc, il giudice Beniamino Russo, da Gaeta. Siamo sempre in contatto, non dico giornaliero, ma quasi, perché fu mio alunno di Giornimita, tanti anni fa, quando abbiamo dei rapporti. Volevo ricordare ai presenti che sul recto, cioè sulla prima moneta, parte frontale, abbiamo scritto in latino Carlos Secundus, Dei Grazia, Gerusalemme, Sicilia. Cioè Carlo II, per grazia di Dio, di Gerusalemme, di Sicilia. Invece qui hanno messo Ave Grazia Plena, Dominus Tecum, il Ave Maria e quindi. Quindi siamo grati a Beniamino di averci. Ma Beniamino, ha fornito tutte le foto di un libro antico. Lui è un grande collezionista di libri del 1500, 1600, 1700, è uno dei più molto noti in Italia, per non dire in Europa. E le immagini che ha fornito di re provengono da un libro che lui possiede del 1605. Quindi l'abbiamo riprodotto nel libro e vengono conosciuti in Italia per la prima volta, perché furono stampati a Vienna, e una a Vienna e una a Napoli, un libro molto raro. Allora, la politica religiosa di Angioini ti convince? Ecco. Allora, io ho preso dalla rete tutti i re di Napoli, se li vuoi far scorrere. Lucio. Carlo I, Carlo II, detto lo zoppo, perché era zoppo. Roberto il Saggio, Carlo II, 1346 muore, Giovanna I, Luigi I, poi vengono i Durazzo, Carlo III, Biagio Durazzo, Carlo III, detto il Breve, con Margherita di Durazzo, Ladislao I, Giovanna II, 6 agosto 1414 muore. E poi di Valois ho trovato solo Renato il Moro. Anche nel simbolo di Valois c'è sempre il simbolo di Gerusalemme. La cosa che, ecco, si scopre il periodo medioevale, e il basso medioevo, XI-XV secolo, perché l'alto medioevo, e poi è l'ingresso nell'età moderna, scoperta dell'America, la conquista di Costantinopoli, l'invenzione della stampa, la fine della guerra dei cent'anni, e così si configura. E la cosa che mi ha fatto piacere, mi ha preceduto Salvatore, questo è stato questo signore Riccardo Filancieri di Candida, che si è impegnato a recuperare tutti i tasselli, mettere assieme, per poi lui ha detto che sono arrivati a 50 volumi di registri, e lavoro continuo. E questo è un grande merito. Ma il merito della dottoressa Lapicardi è quello di aver compulsato
tutti questi documenti. Ma voi capite che tutte le notizie che lei ci presenta in 47 pagine, e vi assicuro che sono tante, tante le notizie, e sono tutte certe, perché vengono dai registri angioini. E per arrivare a questa quel re ha iniziato quella chiesa, ma dovuto consultare tutti questi registri angioini in latino medievale. E quando vedo che 47 pagine di scrittura per descrivere i fatti, 70 pagine di documenti che lei riporta tutti assieme, e se vado a pensare alla bibliografia che porto, sono 93 testi anche in lingue diverse, in inglese e francese, dicevano i marittimi di qua, l'inglese e il francese sono le lingue dell'oceano. Voi che navigate la vela dovete conoscere l'inglese e il francese, poi dovettimo conoscere lo spagnolo, perché con Sud America, il taglio di Panama, andammo anche nell'oceano Pacifico, non passando lo stretto di Magellano. Allora capite il lavoro che ha dovuto fare questa bella ragazza per cimentarsi a riportare tutte queste cose. Certamente in una presentazione a te non si può andare a scendere, però qualche particolare lo voglio dire. Voglio dire, prima di dire i particolari, perché per me il dottoressa la figura più bella tra i re, i maschi, è Roberto il Saggio. Quello è, per me è stato entusiasmante vedere quest'uomo che cosa è riuscito a fare. Roberto il Saggio. E poi lei presenta 5 regine. Due sono in carica, Giovanna prima e Giovanna seconda. Poi le altre tre erano mamme, che poi hanno influenzato. Sangia è la moglie. Sangia è la moglie di Roberto Pirro. Sangia era talmente bigotta che non solo fece costruire Santa Chiara, ma ci fece seppellire dentro Santa Chiara con l'abito di San Francesco. Ed è stato ritrovato quando ha scoperto Roberto. Però non vorrei che questa dizione bigottismo potesse deviare dall'essenza della religiosità dell'angioino. Allora, il primo è stato Carlo. Carlo I fu messo a re di Napoli dal Papa Clemente IV, perché Carlo I con la guerra del Vespro in Sicilia perse la Sicilia e fu messo sul trono di Napoli. E in effetti il suo essere lì a Napoli è durato solo 3 anni. La più longeva di tutti i re di Napoli è stata Giovanna I, che ha avuto 39 anni di regno, prima come moglie consorte e poi come nipote di Roberto. Poi e Carlo ha costruito Santa Maria la Nova, San Lorenzo, San Felice, la Madonna del Carmine. Ma tutte queste chiese trovano oggi una loro fondamento su quello che è Napoli oggi. Lo sapete che Napoli è chiamata la città dalle 500 cupole? Ci sono perlomeno 500 chiese nel centro storico, ma 200 di queste chiese del centro storico sono abbandonate, distrutte, depredate, piene di immondizia, rotte le finestre, i saccheggiati, i re di Sardi sono stati tutti portati via. Ma voi capite che se si ripristinassero queste chiese, restaurassero un mucchio di soldi, però aumenterebbe l'interesse per la città, e qui è un altro problema. Allora, gli edifici di culto di Napoli, le 500 chiese, abbiamo nel centro storico la Certosa, le basiliche e le chiese. La cattedrale
la cattedrale dove c'è San Gennaro è la cattedrale di Santa Maria Assunta, che è la sede dell'arcivescovato di Napoli. Poi c'è che nella facciata, da un lato c'è Santa Restituta e dall'altro lato c'è il battistero che contiene il battistero più antico d'Occidente, poi a destra c'è la Cappella del Tesoro. E la dottoressa ne fa molto cenno quando è stato poi il restauro di questo. E poi la certosa di San Martino, un incanto, assieme a Castel Sant'Elmo. Poi ci sono 21 basiliche belle, grandi. Io ho trovato in rete 11 chiese maggiori, 28 cappelle, nel centro storico 344 chiese, 200 sono distrutte. Poi ci sono... Alla certosa di San Martino, vi ricordo perché ci siamo stati, lo abbiamo accarezzato, c'è il monumento di Sancia, Sancia di Minorca, questa gentile signora, moglie, molto religiosa, moglie di Roberto il Saggio. Accanto e di fronte a lei c'è uno dei primi presepi antichi di origine armena siriaca, dove c'è questa Madonna distesa su una tavola che si mantiene sotto la pancia con la mano. Noi ci siamo soffermati a lungo a guardare questa figura messa lì per terra nella sala dei presepi. Questo, mi permetto queste pause per riportare alla mente cose che hanno visto, però la mente comincia a fare i suoi farfalle e quindi si scopre. Ambrogio non ti ricordi più. Scusatemi la pausa. E l'età, è l'età. Ci sono 40 complessi, 25 oratori, 25 oratori, 3 sacrestie monumentali, 3 sacrestie monumentali, il Tempio dei Gnaggiolini. Una a San Domenico Maggiore, che si chiama la sacrestia di Solimene, un'altra a San Paolo Maggiore, la sacrestia dei Vasari, e poi la chiesa di Sant'Anna dei Lombardi. E secondo re è stato Carlo II, detto lo zoppo. Intanto Carlo I aveva sposato la Beatrice di Provenza, dalla quale ebbe 7 figli, 4 maschi e 3 femmine. Poi ci fosse Margherita di Bordone, che ebbe una femmina, Margherita, che morì presto. E i figli di Carlo I, ci fu Carlo II, che succedette al padre. Ma Carlo II si trovò in mezzo, schiacciato, tra due grosse personalità. Carlo I e il figlio Roberto, ma anche Carlo II fece tante cose. E, durò 24 anni di regno ed ebbe dall'unica moglie, Maria d'Ungheria, ben 14 figli, ben 9 maschi e 5 femmine. E sono tra loro correlati. E il quarto genito di Carlo II, Roberto il Saggio, che fu re di Napoli. Carlo II regnò 24 anni, Roberto 34 anni e Giovanna I 39 anni. Ecco, Roberto mi ha veramente appassionato questa volta. Non dimentichiamo che Dante definisce re da sermone. Re da sermone, ci arrivo subito su questo. Il re da sermone. Perché il famoso canto di Carlo Martello del Paradiso. Ma la cosa più interessante di Roberto Danciò è che lui acquistò dal sultano d'Egitto, che era il padrone della Terra Santa, acquistò il cenacolo dove Gesù fece l'ultima cena, la lavanda dei piedi, ci furono le apparizioni, lo acquistò e lo donò ai francescani. Lo acquistò dal sultano e i francescani che furono i primi. Ancora oggi. La custodia di Terra Santa. E ci sono. E noi abbiamo avuto anche un medese che è stato custode di Terra Santa. L'abbiamo inserito nel libro che ha fatto Lauro Gargiulo
sui personaggi della periferia, i storici della Sabra, la carica è importante. Mi piace anche inserire e ricordare, per esempio, Margherita porterà qua in Napoli, provincia del sud dell'Italia, il nome Margherita, ecco perché tante chiese, il culto a Santa Margherita, tante piccole chiese tra Positano e la costa sorrentina dedicate a Margherita e anche altri nomi per intrecci e incroci di riverenza. Le cose sono tante. Voglio, scusa Tesi, tornando... Voglio parlare di Roberto. Voglio farvi l'accenno su Dante. Dante è il famoso canto Ottavo del Paradiso. Lo definisce Rita Sermone, perché lui già vuole dimostrare che in genere le persone non seguono le loro inclinazioni e vengono forzate a fare un'altra cosa. Dice, ma voi torcete alla religione, cioè costringete a diventare prete, tal che pianato a cingersi la spada, e fate re di tal che da sermone. Cioè, questo, infatti Roberto è famoso per i suoi discorsi che sono stati sottovalutati per molto tempo e adesso li stanno riprendendo in esame. La storia di Napoli in questi ultimi anni non riesco più a seguirla, nel senso che stanno uscendo centinaia di libri da parte di studiosi più stranieri che italiani. E vi ho detto, sono 3.000 anni di storia, di cui conosciamo poco. Non parliamo dell'età greco-romana, che ancora meno conosciamo, ma dell'età angioina conosciamo ancora poco. Stanno uscendo libri bellissimi da parte di studiosi stranieri. Quindi è una storia affascinante, perché io ritengo che se io potessi portare dei viaggiatori stranieri lungo Spacca Napoli, farei vedere delle sculture superiori a Firenze. Purtroppo Firenze ha un tipo di... A Napoli, cioè l'assessore al turismo, non svolge il suo ruolo. I beni culturali di Napoli sono immensi e sono poco conosciuti. Allora stavo dicendo, Rita Sermone, perché lui era un predicatore, aveva una cultura dell'Antico e del Nuovo Testamento veramente formidabile, aveva studiato e in effetti lui applicava quello che i francescani, i domenicani avevano amalgamato e avevano chiamato Sermon Modernus, cioè una sorta di lectio divina che oggi si fa nelle chiese per quelli che seguono la religione cristiano-cattolica. La lectio divina fu inaugurata da Gesù nel Nuovo Testamento, quando lui, dopo la risurrezione, si legò ai due discepoli di Emmaus. Andavano da Gerusalemme ad Emmaus questi due discepoli e lui incominciò a descrivere tutte le scritture dell'Antico Testamento nelle quali si parlava della venuta del figlio che Daniele chiama il figlio dell'uomo. E lui è stato il primo. Ma allora questo re faceva lui già la lectio divina, che come era costituita? Si ponevano un versetto, una pericope dell'Antico e del Nuovo Testamento e ne facevano l'esegesi, ci riflettevano, facevano la parte spirituale, la parte teologica, la parte scientifica, i riferimenti a quello che era stata la storia precedente. 1200 anni erano passati dalla venuta e dalla risurrezione di Gesù. E questa lectio divina, che adesso chi segue i gruppi spirituali, noi nel nostro gruppo di Testimoni del Risorto facciamo sempre la lectio divina, ci chiediamo un programma, un progetto e andiamo avanti. E se vi ricordate, Papa Benedetto XVI, nel 2005, fece una riflessione sulla lectio divina
a 40 anni dalla pubblicazione del Concilio Vaticano II del documento che viene chiamato Dei Verbum, la parola di Dio, che è una cosa veramente eccezionale, perché come parola di Dio, Benedetto XVI ha fatto l'esposizione moderna, ma già Roberto il Saggio faceva un'esposizione della parola di Dio, perché la nostra religione, la religione cristiano-cattolico, cristiano-ortodossa, è una religione che si dice discendente, cioè è il Dio che si rivela all'uomo, non è l'uomo che cerca Dio come nella mitologia greca o quant'altro. E quindi è una religione rivelata, rivelata. Eh sì, ci sono, se leggete la lettera agli ebrei, è chiaro, Dio si è rivelato agli uomini attraverso i profeti in tanti anni, oggi si rivela a voi attraverso Gesù Cristo. E questo il re Roberto lo faceva, aveva una cultura eccezionale, lo andavano tutti a sentire, a seguire. Re Roberto è stato visto portare un cofano con la capoce quando costruivano Santa Chiara e dava un esempio al popolo, perché quando giravano anche le altre re e regine offrivano alle varie organizzazioni religiose, ma portavano anche denaro, cibo ai poveri, anzi. E ci sta qua, e la dottoressa lo riporta, che Carlo I, il primo re, raccomandava di regalare ai conventi l'olio d'oliva. Già da tanti, da tanto tempo fa era famoso. Ma la cosa, dottoressa, che mi ha veramente toccato è questa notizia, che io c'è una. C'è un video, se abbiamo il tempo, di pochi minuti, che fa vedere il sepolcro di Roberto il Saggio. Quando lei dice, tra le opere umane che definiscono la sua immagine pubblica, è il maestoso monumento funerario conservato nella Basilica di Santa Chiara. Prima della guerra, dopo la guerra abbiamo poco. Dopo il bombardamento di Santa Chiara, comunque è rimasto, questo è rimasto. La parte superiore Andata via. andata Questo è rimasto. Ma sa perché le dicevo che mi è rimasto impresso? Perché il re Roberto volle che sotto al suo la sua salma in marmo venisse sostenuta da sei cariatidi, quelle statue che reggono sotto. E queste statue sono la carità, la giustizia, la fortezza, la temperanza, la prudenza e la fede. Cioè, che cosa significa? Significa che c'è una commistione di due virtù teologali. Le virtù teologali non ci vengono, ci vengono date da Dio in forma seminale. E poi tu, nella tua libertà, le devi far crescere in te, la fede, la speranza e la carità. Roberto mise la cariatide della carità, Fai vedere l'immagine della carità di No, vorrei capire e della fede. Vediamo il video, presto. E poi, non Vediamo questo volevo video. che finire il concetto, sennò va bene, sapete. Poi questo concetto non deve sfuggire, perché è importante per chi ci crede e per chi non ci crede. Queste quattro virtù, due teologali, la fede e la carità, sostenute, inframmezzate dalla quarta virtù, dalle quattro virtù cardinali che sono proprio dell'uomo, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Sono proprio di lui. E che con queste quattro virtù l'uomo corre il corso della sua vita e fa le sue scelte, fa le sue conquiste, ha i suoi insuccessi. Ma queste quattro virtù
Vedete che la terza virtù che Roberto ha voluto farsi mettere sarebbe la fortezza, perché la virtù cardinale della fortezza viene sostenuto dal dono dello Spirito Santo che è la fortezza. I sette doni di questo Spirito Santo, vi ricordate? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. E la quarta, è la quarta virtù, il quarto dono dello Spirito Santo rinforza la virtù cardinale. E questo Roberto l'aveva capito. Forse che qualcuno ancora oggi non l'ha capito, non l'ha seguito. Ma la fede. Guarda, la lettera agli ebrei dà un'immagine della fede. Io non ho letto mai una definizione più bella della fede che dà la lettera agli ebrei. Al capitolo 11, versetto 1, la fede è la certezza delle cose sperate ed è prova per quelle che non si vedono. Argomento delle rombombelle. E Dante, nel capitolo 34 del Paradiso, quando San Pietro interroga Dante sulla fede, la prima cosa che scrive Dante è questa pericope che si trova nella lettera agli ebrei. La fede è la certezza delle cose sperate ed è prova di quelle che non si vedono. Ed è allora Roberto d'Angiò, che cosa il saggio, che cosa ha pensato? La fede mi spinge alla carità. Io posso avere queste due virtù teologali che a tutti quanti abbiamo avuto in forma seminale, perché nel cuore di ogni uomo è inserito l'intelligenza, la volontà, la memoria e la sensibilità. Nell'incipit della creazione queste quattro capacità stanno nel cuore e nella mente di ognuno. Stanno qua, dall'Homo sapiens di 200.000 anni fa, nella corteccia. E allora questo dedicarsi con forza, perché non è facile andare avanti in questa linea. Però ecco, Roberto il saggio, che è del 1300, è riuscito a capire, ci viene da quella momento funerario. Tu volevi far vedere qualcosa? Sì. Il tuo primo.